In Sardegna, nel Sarrabus, una collina custodisce da millenni i suoi segreti. Si dice che in cima si trovi l'anello d'attracco dell'Arca di Noè. Nel paese vicino, San Vito, c'è chi giura di averlo visto. Questo è Monte Lora, chiamato anche la Sfinge. Ai suoi piedi si percepisce chiaramente un'energia ciclopica, in grado di interagire con gli elementi naturali. Per questo motivo diverse leggende ammantano questo sito di mistero. Pare che qui si nascondesse la malvagia strega di Monte Ora, ma che fosse anche meta di preghiera per i monaci basiliani che si ispiravano alla regola dettata da San Basilio Magno. Lora deriva infatti dal greco bizantino laura, che significa quartiere. In Sardegna prende il nome di Monistenio Combessia, un'istituzione monastica costituita da un raggruppamento di celle indipendenti, l'una dall'altra, ma con una chiesa comune. A sostegno dell'ipotesi che in tempi antichi vi si svolgessero cerimonie religiose, la denominazione dei terreni sottostanti, che si trovano in località Arricelo, dal latino Araceli, che significa altare del cielo, in cui i militari romani sacrificavano gli animali per impetrare la benevolenza di Dio. Gli sporadici ritrovamenti di monete romane nelle vicinanze alimenterebbero questa ipotesi. Proseguendo lungo i crinali verso sud, in Suarcus a Bidda Beccia, il valico dell'antico villaggio, si trovano le lande che venivano assegnate ai legionari romani che vi si insediavano con le famiglie, difendendo le terre dalle genti settentrionali che discendevano dai territori al di là dell'odierno fiume Flumendosa. La Sfinge, detta anche la Dormiente, è una formazione calcarea alta 593 metri. I suoi imponenti strapiombi durante la Seconda Guerra Mondiale e la carestia, conseguenza della disastrosa annata agraria del 1945, sono stati testimoni di fatti cruenti, ma necessari per la sopravvivenza alla fame. Gli allevatori nascondevano il loro bestiame che veniva attirato e disorientato per far sì che precipitasse a valle e si sfracellasse sul fondo. Sul versante sud-ovest di Monte Lora vi è un luogo chiamato Sushushau, il crollato, dove nel cuore di una notte il terreno franò e travolse un intero ovile, seppellendo anche le persone che si trovavano all'interno. I pastori raccontano che subito dopo un temporale o in particolari condizioni di luce, sulle rocce di Sushushau appaia una figura femminile con le braccia levate al cielo e si sentono lunghi e strazianti lamenti. Si racconta che questo sia stato il primo luogo che Noè avesse raggiunto con la sua arca dopo il diluvio universale. Sul punto più alto, sulla fronte del profilo della Sfinge, la leggenda sostiene si trovi, celato alla vista, un grande anello d'oro, esattamente nel punto in cui avvenne l'ormeggio. I riferimenti all'Antico Testamento si riscontrano anche nel nome della montagna che si trova non molto distante, Serra San Matti Abramo, Abramo, il biblico patriarca. Oltre alle leggende, quel che è certo è che Monte Lora sia un punto energeticamente attivo, allineato longitudinalmente con Fatima, con la tomba dei giganti di San Cosimo a Gonnosfanadiga e con le necropoli ipogeiche di Corongio e Sacqua Salida a Pimentel, due siti archeologici presenti in Sardegna. Si potrebbero ipotizzare delle ley lines? Probabilmente anche più di una. L'indagine continua.